nuova segretaria? Bene, bene, discorso di prospettiva, soprattutto mi piace il fatto che oltre a indicare i punti su cui il Partito Democratico deve costruire la sua identità, fare opposizione, abbia richiamato e proposto anche alle altre opposizioni alcuni terreni di battaglia comune in Parlamento, ma soprattutto nel Paese, a partire dal salario minimo, dove non arriva la contrattazione collettiva, e sul tema dei tagli alla sanità pubblica, che sono davvero pesanti e che mettono tutti quanti noi in difficoltà. Io spero che anche i miei colleghi presidenti delle regioni di centrodestra vogliano fare questa battaglia, perché è la prima volta dopo anni e anni che si tornerà sotto il 7% di rapporto tra spesa pubblica in sanità e PIL. Quindi discorso che ho ovviamente apprezzato. Adesso dobbiamo però lavorare insieme, perché oggi sono le sue e le mie parole, credo importanti, dagli applausi che ho sentito e dal clima di grande unità, soddisfazione, entusiasmo che ho visto, ma ognuno di noi sarà giudicato, saremo giudicati da quello che sapremo fare, oltre che da quello che proviamo a dire. Si archiviano le correnti, adesso la sfida è verso il governo Meloni? Ma guarda, io non ho mai fatto parte di corrente, sapete cosa ho detto durante il congresso, credo anche che abbiamo contribuito insieme a mescolare e a togliere quella cristallizzazione che c'era prima. C'è un'area molto vasta che ha votato il sottoscritto, io ho detto che non mi sento né minoranza né opposizione, abbiamo su alcune cose idee un po' differenti, ma questo è il bello e per fortuna che sia così, altrimenti non saremmo un grande partito. Bisogna far vivere il pluralismo, io darò una mano, ma ci si confronterà sugli argomenti, non perché si fa parte di una mozione o dell'altra. Dopodiché nella mia vita ho sempre lavorato per unire e anche questa volta proverò a dare il mio contributo. La linea Minniti è stata un errore politico? Lì ci sono stati problemi che sono risultati, sono dimostrati evidenti in alcuni aspetti persino drammatici. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.